la possibilità di trovare dei brawlers interessanti, dovete solo aprire veramente un mucchio di casse se tipo non shoppate. E quindi bisogna giocare veramente, veramente tantissimo. Ciao amici, iscrivetevi al canale premendo il tasto rosso iscriviti e attivate la campanellina per non perdervi nessun mio fantastico video. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo fantastico video di Brawl Stars. Oggi in questo episodio andremo ad aprire 10 casse. Nel precedente episodio avete visto che abbiamo trovato questo fantastico brawler, Mortis. E abbiamo avuto anche una skin in regalo, non so neanche il perché. Comunque abbiamo questo bellissimo cappello da barone su questa su questo fantastico brawler che sto veramente giocando tantissimo, perché mi sta divertendo tantissimo, perché è il primo brawler fantastico che riesco a trovare. Perché sapete, in tutti questi brawlers li ho trovati non shoppando, quindi li ho trovati tutti nelle casse gratuite, e aver trovato questo brawler mitico è stata una cosa veramente fantastica. Il video vi è piaciuto veramente tantissimo, dove ho trovato Mortis. Oggi in questo episodio faremo un paio di sopravvivenze. Secondo me c'è anche la sopravvivenza, la mia preferita. Ah giusto, qua è vero, dobbiamo ancora prenderci il gettone stella, però c'è la mia sopravvivenza preferita, che è questa qua, quella con la pozione. Infatti io mi diverto tantissimo a giocare la sopravvivenza con l'energy drink, perché è la modalità che mi diverte di più in assoluto. E quindi adesso oggi farci un video fantastico è una cosa bellissima. Oggi faremo un paio di partite, poi apriremo un bel po' di casse e vedremo se riusciamo a trovare qualche brawler fantastico. Avete visto che il nostro clan degli intrepidi è sempre più forte di prima, anche se sembra che non ci sia nessuno. Eccoli qua, sono tutti qui, avete visto? Faccio vedere tutti i miei compagni che stanno nel mio club, giusto per ringraziarli, perché già non riesco a giocare con loro perché ho poco tempo. Quindi l'unico modo per ringraziarli è farli vedere nel video. Questi qua sono tutti gli intrepidi che si sono uniti al mio clan e sono tutti i miei iscritti che supportano i video. Fantastico, lo sapete, questa serie continua con il vostro supporto. Appena raggiungiamo i 3000 mi piace, carico un altro bellissimo video di Brawl Stars. Iscrivetevi al canale premendo il tasto rosso iscriviti. Dai che se continuiamo così alla fine troveremo anche un brawler leggendario. Non ci credo, sono ultimo. Il presidente è veramente ultimo. Io sono ultimo, però stiamo a 480.000 trofei. Wow, sono tantissimi, sono veramente tantissimi. Dobbiamo ancora raccogliere un bel po' di gettoni, come potete vedere, e dobbiamo ancora fare tipo il gettone stella. Ma comunque oggi apriremo sicuramente, penso, 10 casse e speriamo di trovare qualcosa di interessante, perché a me mancano ancora dei brawler stupidi, come tipo lei o tipo lei, la principessa. Fantastico, quindi voglio trovare qualcosa. Sarebbe fantastico trovare Eugenio, che è il nuovo mitico, ma non so se abbiamo così tanta fortuna, perché dovremmo aprire veramente troppe casse per trovarlo. Prima sopravvivenza con Mortis, vediamo un po' di farci una bella partita interessante. Allora, stiamo giocando nella nostra modalità plefelita. Sono diventato Airpack cinesi. Siamo nella nostra modalità plefelita ed è proprio questa qua, la sopravvivenza con l'energy drink. Allora, cerchiamo di stare attenti. La mia prima partita del giorno, la mia prima partita del giorno nel video, quindi non voglio sbagliare niente. Già questo colto, ho già capito che mi darà molto fastidio. Usiamo subito i cactus come difesa e scappiamo via, così non ci insegue più, perché tanto il bello di Mortis è proprio questo. Se scappiamo usando il dash, non è che usiamo il detersivo, però usiamo il dash, la gente non ci può più prendere. Perfetto, ci rubiamo questa kill cleanappando, perché con Mortis si deve cleanappare veramente tantissimo. E poi scappiamo via. Questo qua mi sta seguendo. Oh no, cosa succede? Perché si blocca? Oddio, sto laggando, cacchio. Per fortuna che nessuno ha preso sto energy drink. Andiamo a vedere dov'è. Oh no, cacchio, ha preso l'energy drink. Scappiamo. La gente con l'energy drink non dobbiamo targettarla, perché ci ammazzano in 2 secondi. Perfetto, sì, l'abbiamo ucciso. Andiamo qui sopra che ce n'è un altro. Perfetto, sì. Mamma mia, fantastico. Scontro finale, sì. Avete visto che adoro questa modalità. Adoro tantissimo questa modalità. Abbiamo anche la ulti adesso. Dobbiamo semplicemente sperare di trovare questo Frank, perché se non sbaglio l'ultimo è Frank. Ed è anche spawnata una cesta, una energy drink, eccolo qua. Cerchiamo di prenderlo subito. No, ha usato la ulti. Dai. Sì, no. Cacchio, ho sbagliato, dovevo scappare dall'altra parte, ho premuto spazio per sbaglio, ce la facevo a scappare, che peccato. Vedete, Frank è veramente fantastico. Vi ricordate che io utilizzavo molto Frank? Infatti fa questi attacchi a sorpresa fantastici, a parte che aveva la ulti, proprio per questo mi ha ucciso. Però chi se ne frega, l'importante è che siamo arrivati secondi e abbiamo fatto una bellissima prima partita. Seconda partita con Mortis, questa volta non ci dobbiamo far fregare da un Mortis, da un Frank. Allora, qui chi prendiamo? Prendiamo qua a sinistra e prendiamoci questo
questa qua. Prendiamoci quella cosa lì. Allora, è andata giù, quel mostriciato. Non mi ricordo più il suo nome, sinceramente, perché è tanto tempo che non lo uso. Tipo shai. Sto parlando un serpentese come su Harry Potter. Però comunque c'è un nome strano che adesso mi ricordo. Lo usavo tanto all'inizio, adesso poi non lo uso più perché ormai uso tipo il primo, uso Frank e uso Bull, che sono tipo i personaggi che mi piacciono di più, potenti, grossi. Guarda qua, altre doppie ceste, meglio così. Quando prenderemo tipo l'energy drink saremo potentissimi e shotteremo proprio tutti, sì! Fantastico, quindi non vedo l'ora che spawni un energy drink. Anzi, sono già spawnati energy drink, però non so dove. Allora, qua è rischioso andarci, però noi ci andiamo. No, e invece ci prendiamo questo energy drink e poi torniamo subito al centro e ammazziamo quel coso lì, se ce la facciamo. Guarda, eccolo, guarda come scappa. Sta usando la ulti, perfetto, ha usato la ulti. Sapevo che avrebbe usato la ulti. Ci prendiamo questo energy drink e facciamo continuare il nostro effetto. Lui deve essere qui, eccolo, sì, perfetto, perfetto, sì! Abbiamo il corvo contro, scappiamo veloce, perfetto, sì! L'abbiamo ucciso. Lui cosa pensava di fare? Pensava che avesse, avendo l'energy drink, potesse uccidermi. Io sapevo che anche con l'energy drink il corvo aveva poca armatura e poca vita e quindi potevo ugualmente ucciderlo. Avevo anche la ulti, quindi se rischiavo di sbagliare qualcosa potevo usare la ulti. Sapete, la ulti di morti si attraversa anche le mura, quindi ero veramente sicuro di poter vincere. Terza partita con Mortis. Avete visto quanto mi diverto a giocare Mortis? Allora, qui a sinistra non ci possiamo proprio andare perché c'è un bull e quindi mi spaventa tantissimo. Allora, qua aspettiamo. Sapevo che faceva sta cosa. Perfetto, mi sono fatto aprire le ceste in 2 secondi. Adesso apriamo quelle altre che sono qui a destra. All'inizio è meglio prendersi subito tante ceste, così bisogna, si diventa subito forti e non si ha più problemi con nessuno, neanche con tipo un bull. A parte che un bull, se tipo gli vado addosso, mi ammazza lo stesso, anche se avessi tipo 15 power ups, perché tipo bull da vicino ti fa un attacco potentissimo e quindi è sempre meglio non attaccare da vicino. Ma visto che Mortis attacca da vicino, penso che sia un suo counter. Tipo il counter di Mortis deve essere sicuramente bull, perché nel modo in cui lo prendi bull, comunque lui ti riesce ad ammazzare. Anche tipo Shelly, Mortis fa veramente fatica contro Shelly. Perfetto, sì, però se clean up non fa fatica, non fa fatica per niente. Lo sapevo. Adesso siamo contro chi? Non ne ho idea, sinceramente. Non so neanche chi ci abbiamo contro. Forse abbiamo contro Bull. Sì, lo sapevo. Ulti, sì. Per fortuna che ho avuto il tempo di ultare. Perché avete visto, avevo già cliccato la ulti, ma non era andata. Infatti c'è un ritardo di 2 secondi quando usi la ulti. Non so il perché. E quindi poteva anche uccidermi con una bella cannonata in faccia. Per fortuna che non mi ha ucciso e sono riuscito ad ucciderlo con la ulti. Fantastico. Quarta partita qui con Mortis. Mamma mia, non mi stanco mai di giocare Mortis. Sono veramente io veramente sono felice di aver trovato un brawler così forte. Lo so che non è tra i più forti mitici sul gioco, ma aver trovato un brawler mitico senza shoppare neanche un soldino è veramente una grande soddisfazione. Quindi per questo sono felice. Sono molto felice. Perfetto, vediamo un po' che cosa riusciamo a fare con il primo. Non riusciamo a fare proprio niente. Infatti è già tanto se gli ho rubato tipo la cosa, ed è già tanto se l'ho ucciso, è già tanto se gli ho rubato il power up, perché è veramente fortissimo il primo. Vabbè, quella ulti è un bel casino. Anzi, facciamo una cosa, aspettiamo qua nei dintorni, vediamo se qua riusciamo a prenderci un energy drink. Ma dobbiamo stare molto attenti, perché qua in alto a destra c'è tipo un bull e si sta scontrando contro Marta, e Marta si è fatta ammazzare. Adesso qua c'è una Anita, però non so come prendere queste persone, perché sono tutte forti, c'ho solo semplicemente 3 power ups. Mi sa che è meglio che aspetto che questi due combattano, perché è l'unica cosa più saggia da fare, perché sicuramente fra un po' Gianluca e l'altro si scontreranno e potrebbe rimanere quasi in fin di vita. Sì, vabbè, però qua devo prenderlo io, perfetto, sì, l'ho preso io, perfetto. Mamma mia, no, mamma mia, ho rischiato veramente tantissimo, ma almeno adesso abbiamo ricaricato la ulti. Però mamma mia, se ho rischiato. Aspettiamo che forse un energy drink dovrebbe spawnare qui in basso adesso, perché è spawnato già da quella parte, dovrebbe spawnare da queste parti, credo. Ah, sta già spawnando, cacchio. Sta spawnando lì. Guardalo, è una trappola. Avete visto quel bull dove si è nascosto? È molto intelligente. Si è nascosto da quelle parti per non... Ecco, lo sapevo, mi sta seguendo. Si è nascosto da quelle parti per fare da trappola. Allora, faccio una cosa. Prendo questo e aspetto. Aspetto, perfetto. Adesso è lui che è in trappola. Sì, sì, però lo devo uccidere. No. Mamma mia, che cacchio di casino sto facendo. Mamma mia, che casino ho fatto. Ok, vi faccio vedere questa partita, perché dovete vedere quanto sono sempre agitato. Ma che cosa ha fatto?
Sono sempre agitato a scontrarmi contro questi bull quando uso Mortis, perché sono veramente una cosa bestiale, vedete? Cioè, non so mai come fare. Poi ho sbagliato, ho sprecato 3 colpi contro il muro invece di usare l'attacco normale, perché pensavo che mi facesse il giro, invece ha smesso di farsi il giro. Mamma mia, che fregatura. Avete visto che comunque stiamo sui 2400 trofei e stiamo andando veramente benissimo, non avendo shoppato neanche un soldino. Per chi non lo sapesse, io con questo account non ho shoppato neanche una gemma. Però il mio primo video di Brawl Stars era un video dove shoppavo tipo 2 megacasse, 3 megacasse. Se andate a vedere il primo video di Brawl Stars, noterete che ho shoppato tipo 3 casse con le gemme. Ma quello era un account che avevo, che poi ho perso e quindi mi si è cancellato. E quindi ho riniziato la serie col secondo episodio con questo account qui e non ho shoppato più niente. Quindi è questa la cosa fantastica. E questa è la cosa fantastica di aver trovato questi brawlers fantastici senza aver shoppato. Scusate se ve lo ripeto in continuazione, ma veramente è una cosa bellissima. Nuova partita con Mortis, sarà tipo l'ultima e dopo cercheremo di aprirci tutte queste fantastiche casse. Tipo abbiamo 10 casse da aprirci. Vorrei trovare tipo anche un brawler super raro, non mi interessa che cosa troviamo, l'importante è trovare i brawler, perché voglio trovarne alcuni, voglio trovarne tanti. Allora, l'ultimo brawler è stato proprio Mortis e l'abbiamo trovato nel precedente video, quindi se adesso troviamo qualcosa di interessante sarebbe fantastico. Allora, qui ci prendiamo questo energy drink e mi sa che me ne vado subito al centro a vedere se posso eliminare qualcuno come lui, tipo Shelly, e poi tornare qui indietro e eliminare un'altra Shelly. Fantastico, io sono lo sterminatore di Shelly e adesso vado qui e prendo questo energy drink e poi prendo subito, uccido di nuovo Shelly. Perfetto, mamma mia, sono rischiato, però adesso qua possiamo... Oh, dov'è? Dov'è? Non riesco a vederla. Forse era tipo qui vicino. Deve essere... Ecco, l'è scappata via. Meglio così. Meglio che sia scappata via, così adesso posso prendermi subito questa cassa. Sono un po' agitato perché qua mi stanno veramente trattando malissimo e quindi sto faticando tantissimo. C'è un altro energy drink. Ma questa qua è la partita perfetta per gli energy drink. Wow! Perfetto. Cosa pensava che non l'avessi vista? 10 power ups. Mi potrebbero comunque uccidere. Io comunque ho la ulti e cercherò di utilizzarla se ce la faccio. Ok. Ulti? Sì! Abbiamo ultato la grande. Perfetto, ora scappiamo via e andiamo subito da questo energy drink. Vuoi ancora seguirmi? Vuoi veramente ancora seguirmi? Guardalo! Dove sta andando? Lui c'ha la ulti però. Lui dovrebbe avere la ulti. Guardalo! Anche Morty stava ridendo. Fantastico, li stiamo uccidendo proprio tutti. Li stiamo uccidendo tutti noi. Guarda qua questa cosa fa. Non può fare niente. Mamma mia, li abbiamo uccisi tutti. Abbiamo tipo 13 power ups. E questa Anita che cosa vuole fare? Adesso qua devo eliminare per forza l'orso, se no tipo mi dà fastidio. Guarda, qui c'è un altro energy drink. Lui andrà sicuramente a prendersi quell'energy drink, lo sapevo. Però non gli darò neanche il tempo di prenderselo. Mamma mia, la miglior partita che abbiamo fatto con Morty, secondo me. Ho fatto tantissime uccisioni, non so neanche quante uccisioni ho fatto. Scrivetemi nei commenti. E ho preso troppi energy drink, ne ho presi veramente tantissimi. Adesso andiamo subito ad aprirci queste fantastiche casse, perché abbiamo 10 casse da aprire e voglio trovare un brawler fantastico. Quindi cominciamo subito con la prima. Veloci, veloci, veloci. Apriamoci tutte queste bellissime casse e speriamo di trovare qualche brawler. Vediamo. Avrò tipo fortuna di trovare tipo un leggendario. Troverò Eugenio? Non ne ho idea. Comunque se troviamo anche dei ticket molto buono, così li posso usare per il prossimo evento, farmi tanti gettoni. E così nei prossimi video vi faccio vedere tipo me che apro tantissime casse, giustamente. Nel frattempo stiamo trovando tipo soldi e tipo punti energia per adesso. Vorrei anche un raddoppio gettoni, per favore. Vorrei un raddoppio gettoni, così posso trovare qualcosa. Cioè posso fare molti più gettoni. Se faccio più gettoni apro più casse e quindi ho più possibilità di trovare qualche brawler fantastico. Perché per avere la possibilità di trovare dei brawlers interessanti dovete solo aprire veramente un mucchio di casse, se tipo non shoppate. E quindi bisogna giocare veramente veramente tantissimo. Non ci credo. No. No, vabbè, abbiamo trovato Piper. Non ci credo, abbiamo trovato Piper. No, vabbè. Piper sbloccato, non ci credo. Ha funzionato, non ci credo. In un video così veloce, fatto tanto per, ho trovato Piper. No, abbiamo trovato un nuovo brawler. Sì, non ci credo, abbiamo trovato veramente Piper. No, vabbè. Mamma mia, Piper è veramente fortissima. Solo che è tipo come Colt, quindi devi sempre cercare di mirare con la... sapete, dovete mirare voi per cercare di giocare bene. Fantastico. Mamma mia, ci mancano veramente pochissimi brawlers. Vi assicuro che io non sto shoppando neanche un soldo tutta questa serie, non sto shoppando niente. E guardate quanti brawlers che sto trovando. Che fortuna. Mamma mia, che fortuna. Scrivetemi nei commenti hashtag Piper. Raggiungiamo i 3000 mi piace per
per questo fantastico video. Cacchio, ero così positivo in questo video che secondo me mi ha portato fortuna e abbiamo trovato un brawler veramente fantastico. Wow, sono veramente contentissimo. Io non credevo di trovare già subito un altro brawler, perché neanche due video fa abbiamo trovato Mortis e adesso abbiamo già trovato Piper. Spero che questo episodio di Brawl Stars vi sia piaciuto. Raggiungiamo i 3000 mi piace per un prossimo video. Iscrivetevi al canale premendo il tasto rosso iscriviti e ci vediamo a un prossimo fantastico episodio. Ciao ciao.